Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il 23 d'agosto e sono qua in mezzo al verde, anche se c'è la strada vicino, ma qui è tutto verde. Sono qua in mezzo al verde a fare un lavoretto, secondo lavoretto, e più o meno è sempre per lo stesso motivo di circa un mese fa, quando il 28 luglio feci retromarcia davanti, insomma, in un parcheggio dove c'è la spiaggia davanti, proprio parcheggio praticamente sulla spiaggia, e feci retromarcia. C'era un ciglione formato da erba e più che altro sabbia, ma appoggiai, e mi sembra fu il 28 luglio, feci anche il video, ma appoggiai a retromarcia e mi si staccò la lungarina, insomma la bandella laterale, no? E la fermai in maniera un po' grezza, però stava ferma. Il problema è che viaggiandovi con le vibrazioni e le buche una segue un'altra, si è un po' allentato anche la parte, il cantonale, diciamo lo spigolo posteriore destro del paraurti, che già era crepato. Poi dopo la manovra il 28 luglio feci manovra, e chiaramente ci sta, si crepò dell'altro. E niente, ripeto, la fermai, lo bloccavo un attimo alla meglio. Però ripeto che viaggiando le vibrazioni sono un po' decrepite, si sono un po' ampliate. Io stamattina sono sceso un attimo e mi sono svegliato, sono sceso per stirarmi un attimo e ho notato che insomma non era proprio messo benissimo. Allora ho detto vabbè, via, vado in mezzo al verde dove c'è ombra, mi posso sdraiare in terra, a parte ci ho messo un asciugamano anche da pulire tra l'altro, quindi lo posso anche sdraiare. Mi sdraio sotto e guardo di riagganciarlo in qualche maniera. Al momento, non avendo né attrezzatura giusta né negozi aperti dove lo potrei andare a comprare, sì, potrei andare a comprarlo al lobby, ma mi fa fatica andare a comprare la roba e c'ho già a Prato nella mia zona, quindi aspetto il 28 di rientrare in zona e almeno ho l'attrezzatura giusta, bene o male può qualcosina meglio. Poi a settembre farò il paraurti in metallo, me lo farò da me, perché carrozzeri lo vedete anche con i binocoli, perché il ladro come carrozzieri, a parte meccanici, poi non so cosa ci possa essere, quindi me lo farò da solo. Intanto però ora cerco di rifermare un po' alla meglio questo trifio di plastiche e alluminio sottile. Praticamente, no? Allora, io feci i fori qui, ci misi le fascette perché non c'avevo altro per tenerlo fermo qua, e lo misi anche qua. Il problema è che qui ora mi è partita la fascetta, perché viaggiando questo coso che io schiantai, che poi è tutta vetroresina di hacca, diciamo così, se no se parlo in maniera più grezza YouTube la annoia. Comunque, e viaggiando, buche, vibrazione e tutto, mi si è staccata, mi si sta staccando questa parte qui, mi dondola e sta geggio, e dondolandomi la fascetta, che è plastica chiaramente, non è regge fino a un certo punto, mi è venuta via. Ora io ho legato un attimino il foro, perché qua c'erano state messe due vitine dell'ex proprietario, che Dio lo stramaledica. E niente, l'ho allargato il foro, ci metto queste vite con l'animale mi ha minato addosso, queste vite a brugola con una rondella da una parte, il dadino e da quell'altra estremità, poi ci metto un'altra rondella e con la chiavetta, con la chiave inglese quella qui, che la stringo abbastanza bene in modo che non si sposti. A me basta rega fino al 28, poi lo sistemo un pino meglio. Questo già è l'interno, che fa abbastanza schifo. La vite metterò intanto questa centrale, il foro egli è qua, e guarderò di bloccarla un po' alla meglio. No, mi sono sbagliato, il foro intanto metto quello sotto, intanto blocco lì, poi blocco anche quello centrale più sopra, cioè quello nel mezzo, e poi quello in cima. Ecco il foro, eccolo qui, la vitina si sta, penso la vitina, insomma la cosina a brugola, insomma questo affare qua, intanto blocco qui, poi blocco il secondo sopra e poi quello in cima. Allora, intanto ho passato
la vita brucola, manda manda, e ora vediamo un pochino se questa chiavetta qui che mi riesce a farci presa, perché è un po' curvo il coso, è un po' curva la lungarina laterale, quindi è curvata all'interno e ci fu presa non tanto bene. Però meno male ci sono le chiavi a cricche, che non c'è bisogno di metterle e levare ogni volta che si fa un giro. E dovrebbe essere sufficiente. Vediamo un po'. Oh no, questo non si muove. Aiuto! Allora, un attimo. Dovrebbe essere abbastanza per ora. Ci avrò da lavorare comunque a settembre su questo affare. E la prima l'ho posizionata in modo che si trema ancora un po' di là, perché ripeto, qui mi partendo è qua, mi è partita la fascetta, ci avevo messo qui, ho fatto, feci un rabbercio di fascette perché non avevo altro, e qui mi è partita la fascetta perché insomma si era chiaramente allentato, staccato qua, e tremando la fascetta di plastica un po' regge, poi si stacca infatti. E niente, intanto ho messo quella, poi metterò anche la seconda. Ora esco un attimo di qui, esco un attimo di qua, perché se no ho messo la prima vita e mi ci sono ammazzato. Sembra facile, ma sembra una bischerata, magari c'è chi mi può dire, ma per mettere una vita e voi sia, sì, metti una vita in queste condizioni, basso così da terra, perché non è alto il culo da terra, anzi piuttosto bassino in questo punto, perché qui il terreno è sconnesso, non è pari, quindi ho cercato di metterlo in maniera che mi stia più possibile dritto dalla parte destra, essendo più basso davanti sulla sinistra, però è un po' scomoda la situazione. Ora ho allargato il foro dalla parte esterna del cantonale, allargando anche il foro della lungarina a metallo, insomma in alluminio, con le classiche forbici usate me trapano, perché al momento, ripeto, non ho altra attrezzatura disponibile, e ora faccio la stessa cosa anche per il foro superiore, il quale è questo, allargandolo un pochino, perché sennò questa, la bietesta qui a brugola, non mi ci passava. Farò lo stesso lacchezzo di prima, mettendomi sotto, blasfemeggiando mentalmente, perché la situazione non sembra mai abbastanza blasfema. Dunque, sono tornato sotto, ho piazzato anche lo zampirone qua con l'acchiappino per attende panni, perché qui mosche, zanzare, mosche no, ma zanzare ce n'è parecchie. Quindi ci ho messo anche lui, sperando di un pigliarlo in testa a fare movimento, ma non credo. Ora nulla, ho posizionato la ora ci muoio lì sotto. Ho posizionato la seconda vite a brugola e ora fortunatamente ho trovato un dado di 10 autobloccante, e forse è meglio se ci metto anche uno dei vegli autobloccante, l'ultimo mi è rimasto. Fortunatamente l'ho trovato, almeno ce lo metto uno, perlomeno sono sicuro che almeno quello non si schioda di lì. E ora nulla, procedo a stringere anche la seconda. Questa è la prima e la seconda, eccola qui. Ora ci butterò la bloccante e vediamo se tu per un pochino, almeno fino al 28, tu sta fermo. Allora, vediamo un pochino, molto scomodamente, se c'è verso. Mi ci sto facendo gli addominali a fare questi movimenti in sotto, maremma bestia. Allora, vediamo un pochino se, avvisandoci, molto faticosamente, questo affare qui si blocca un pochino meglio. Allora, accidenta le torne. Ora
un attimo perché è un po' di fermarcelo, eh. Fanculo, questa YouTube se la prende. Ma cioè no, via, e non ce l'ho visto, non c'è verso. Allora, la vedi il data bru, se domani, ma l'altro lo dico, fra un mese lo dico. Il dado autobloccante è stato impossibile metterlo, perché ora dopo fa vedere il motivo, i motivi. Quindi ci metterò il dadino normale, che anche se non è autobloccante, lo strizzo a bestia, se si strizza, eh. Perché non mi si stringe nulla? Ma vaffanculo sto camper. No, un po' non si, così. Un po' non si, il caffan. Tu madre. Un po' non si, dovrebbe reggere. Ecco, ora sta fermo. Aia. Allora, messo anche il secondo. Stavolta è un po' più blasfemeggiante della volta scorsa, quando mi appoggiai al ciglione di sabbia. Vabbè, questo è quello sotto, questo è quell'altro, però miseria ladro, ho perso anche la rondella da mettere qui, quindi ho dovuto metterlo così. All'interno la rondella ce l'ho messa, all'esterno no, perché l'ho persa, con tutto questo casino d'erba qui, è chiaro. E ci volevo mettere anche l'autobloccante, solo che l'autobloccante è sempre di 10. Problema è che gli è fatto in una maniera strana, cioè, o strana, comunque stondato ai lati, non fa presa, addio, è stondato, è anche un po' rovinato, diciamo. E sì, è un po' rovinato, per quello che non c'era perso il chiappallo o la chiave. Sembra fatto bene, ma è rovinato, è stondato, quindi un labbo cavolo. Questo lo posso anche buttare via. Primo, secondo, e se c'è verso, se mi riesce, lo metterei uno anche da qui sotto, facendolo passare di qua. Qui mi si è strappato ogni osa, l'alluminio dietro di questa bandellina schifosa lì. Allora, cerco di addrizzare questo metallo, di fare un altro foro un po' più indietro, qua più o meno, forando qui sotto, facendoci passare la vita a brugola per fermarla anche da sotto. Sempre ammesso che ce la faccia a farlo, eh. Io la butto lì così, sempre ammesso che sto filo in mezzo. Sempre ammesso che ce la faccio a farlo. Se poi non ce la faccio a farlo perché ci lavoro male o non ci lavoro proprio, o ci sto male, vabbè, lo lascerò così. Intanto ci provo. Allora, provato un quarto d'ora, 20 minuti buoni. Dal momento che... dov'è? Eccola qua. Dal momento che togliere questa vita qui si è rivelato praticamente ora come ora impossibile, dato la scarsa attrezzatura e ciò... Impossibile per quale motivo? A parte, vabbè, questa una volta, sta vite, andava qui, sfociava qui, qui si è strappato tutto, viaggiando, le scosse, quindi la vite ora va a battere dietro, a battere. È dietro la lungarina, non è all'interno di foro che una volta era visto, poi si è sbranato tutto. Non è il problema di togliere, cioè la vite si toglierebbe con un cacciavite. Peccato che il cerebro lesso, perché non trovo altre definizioni che lo aveva prima, quando ha messo questa vite, ha avuto la brillante idea di impastare, anche se magari può non sembrare, a parte anche mezza spanata, ma ha avuto la brillante idea di impastare
la croce qui della vite con non so che cosa ci ha buttato, se ci ha messo dello stucco, non so cosa, insomma, fatto sta che gli è pari. Io sono andato con fil di ferro appuntito fine fine per vedere di levare, io pensavo fosse terra, fosse qualcosa del genere, invece mi è venuto giù tipo polverina gialla bianca, quindi vuol dire che come se fosse stucco, ovvero resina, non lo so cosa ci ha buttato. Ripeto che il cervello leso, perché non ci sono altre definizioni per descriverlo, quegli individuali. E quindi ora come ora le va quella vite, gli è un po' un casino. Allora ho detto, se io faccio un foro dall'interno passante verso l'esterno sul cantonale di plastica dove ho già messo due viti a brugola, ci metto una terza, invece di metterla sotto la metto interna fra le due che ho già messo, cioè nel mezzo. Perché allora, qui il foro sulla lungarina c'è, peccato non c'è all'esterno. L'importante è che per il momento almeno ci sia sulla lungarina d'alluminio, che sarebbe stata quella più difficile da forare da questo punto interno sdraiato qui. Per forare l'esterno io un sistema ce l'avrei, invece di stare a bestemmiarci un quarto d'ora con la vite, che ci ho già provato ma non ho risolto niente, potrei prendere, dov'è? Questo cacciavitino qua, già usato in passato per questi lavori, scaldargli la punta facendola diventare arancione, no, perché non ce n'è tanto bisogno, però scaldarla a tal punto che lo infilo, lo faccio passare nel foro che c'è già sulla lungarina e, essendo la punta bella calda, con la scaldata all'accendino, dovrebbe tranquillamente sciogliere facendo un foro che passante che mi va dall'altra parte, perlomeno posso mettere la vitina a brugola per fermare anche il cantonale alla lungarina in tre punti, perché due l'ho già messi, solo che ripeto sotto è un casino levare quello a fare, quindi l'unica chance come ora per tenerlo il più fermo possibile è scaldare questo affare qui, che è già stato fatto in passato, c'è un po' di plastica appiccicata ancora sopra, ma appoggio in terra, scaldare la punta del cacciavite forando il coso, il cantonale di vetroresina, facendolo sciogliere per poi riuscire a mettere la vite. Io sto morendo, sono stanco morto. Allora, accendino regalato da ceppo con la foglia di Maria sopra, grande ceppo, ce l'ho fatta a forare, a farlo passare di là. Si dovrebbe vedere, penso. Sì, si vede, quello che ce l'ho fatta. Aia, brucia ancora. Ce l'ho fatta a farlo passare. Ora l'unica cosa resta di... Oh! Eccoci, venuto, grande cacciavitino. L'unica cosa ora resta da allargare un po' il foro esterno con le classiche forbici, ormai sono diventate delle pinze, un trapano praticamente, perché le uso come trapano per allargare i fori, e non mi resta che allargare il foro esterno, mettici la terza, spero e ultima vita a brugola e smettere di fare una sudata della Madonna, che per il momento sono 18 minuti, 20 minuti di registrazione di video, ma io gli più d'onore sono qui sotto. Sto allargando un pochino il foro con questa vite, che gli è un po' più larga del cacciavitino con cui ho forato scaldando la punta, ma è anche un po' più stretta della vite a brugola che andrò a mettere qua, per non stare a trapanare un po' troppo le forbici, con la punta delle forbici il foro, ho detto intanto lo allargo un pochino gradualmente con questa vite. E infatti è già un po' più largotto di prima. Meglio sì. E ora facendo questo movimento con la punta delle forbici, senza pigiarci tanto perché è vetroresina, poi anche mezza schiantata, quindi bene pigiarci giusto, facendo così si allarga un po' di più, si allarga un po' di più il foro, evitando magari che si tronchi un po' di più, perché già è spezzato bene quest'angolo, facendoci un minimo di forza, poca, perché non voglio fare più danno di chi non c'è già di suo.
Infatti ci dovrebbe passare, ci dovrebbe entrare. Qui ci va, il problema è che non ci va di dietro, perché c'è il foro sulla, che è la fine della bandella d'alluminio, che è ancora troppo stretto. Quindi devo andare sotto e bestemmiare con le forbici per allargare un po' il foretto, dato che fortunatamente è alluminio. Ecco, io ho messo la vita brugola dall'esterno, ma chiaramente non arriva neanche un millimetro dalla parte interna, quindi devo allargare. E con molta fatica e molte madonne, non a voce ma a mentali sì, e anche parecchie, devo riuscire. Ora mi ci taglio una mano, che già mi ci sono tagliato prima. Devo riuscire a spanare un pochino, allargare un minimo questo foro a questa maniera, facendo di questi versi qua. C'ho Satana che ogni tanto mi appare e mi dice: oh, me lo fa un autografo. Perché ora però che non posso ripigliare e fare il lavoro, faccio il lavoro e poi lo ripiglio dopo. Allora ci dovrei essere. Allora troviamo il buco, ecco, ho trovato il buco. Ci dovrei essere, ma ancora non ci passa. E se io invece optassi per farcelo passare con le cattive, mettendo, pigiandocelo dall'esterno, dato che ormai il foro mi sembra sia quasi, non ci passa per un millimetro sì e no, ma se io invece di continuare a ammazzarmi, a spaccarmi le mani o le forbici, quasi quasi chiappo la chiave, la filo dalla parte, insomma, la bocco e comincio a girare pigiando, probabilmente secondo me ci passa. Oh, che fatica, il 23 d'agosto. Allora, passare con le cattive c'è passato. Quello qua, quello qui. Passare c'è passato, lo c'è da mettere il dadino all'interno, stringerlo bene bene con la chiavetta a cricche, e poi dovrei aver fatto. Perlomeno sta fermo. Allora, se Dio vuole, ce l'ho fatta a bloccarlo. E ora sì, si muove un po' in qua, perché ora poi lo fermo anche qui. Si muove un po' in questa qua perché viene via la fascetta. Però questo ora perlomeno non si muove più come prima. Sì, trema un pochino, ma non più come prima. Ce l'ho fatta a mettere, vabbè, la prima, questa è la seconda che ho messo, e questa è quella stata un po' più blasfema di tutte, perché è quella che ho messo ora, e l'ultima, e per forare all'interno un po' mi ce n'è voluto, qua un po' di fatica c'è voluta. Ho messo altri dadi, due dadi per ogni vita brugola, tanto per avere un minimo più di sicurezza che non si svitano. Con le scosse ce l'ho fatto anche a bloccare un po', un pochino e basta, è lato bloccante, è questo qui centrale, quindi non si dovrebbe muovere più nulla fino a quando non mi metto a cambiare tutto, cioè a mettere, a fare il paravolto in alluminio posteriore, a sistemare questa, insomma non si dovrebbe più muovere niente. Comunque vabbè, diciamo che tutto sommato sì, è un rabbercio, è un rabbercio dopo l'altro, però perlomeno non si muove, così non si dovrebbe muovere, o le fascette gli un conto si spezzano, ora vabbè, ora lì dopo ce la metto, ora mi fa una doccia, però se, così bene o male è tutto metallo, dovrebbe reggere. Ora gli do anche una sigillatina qua, dopo tanto ce l'ho il sigillante, dopo glielo do, e comunque vabbè, sempre meglio che rischiate che mi si stacchi qualcosa per strada, così poi io settembre mi ci metterò con calma. Ora però è bene che mi vada dentro a medicare, a disinfettare, perché uscendo da sotto mi sono agganciato con la mia spalla destra a un so che cavolo di punta di arcosa che c'è, che sporge sotto, forse magari anche alla punta della lungarina stessa, non lo so, e mi ci sono aperto una spalla, quindi forse è meglio se mi vuoi disinfettare, perché sto sanguinando abbastanza, quindi ora sì, vo su, mi una pulita, mi disinfetto, ora guardo un po' che ferita è, che roba è, non dovrebbe essere niente di grave, dovrebbe essere un taglietto, niente di che, sto
sto sanguinando, mi so questa strisciata di sangue qui. Vabbè, l'arte dell'arrangiarsi a regola comprende anche queste ferite da poco per uscire da sotto il camper, il furgone, il motorhome o quello che uno ha. Nulla, per ora è tutto. Se vi sono piaciuti i miei video, questo e i precedenti, quello che i video che farò in futuro, se vi garberanno, mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Qualsiasi nuova iscrizione è ben accetta, domanda o consigli scrivetele nei commenti, presi di culo scrivetele nei commenti. Per ora è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!